Mary Jane Watson, co-direttrice. Promemoria. Secondo le mie fonti, il Maggia sarebbe pronto al gran ritorno. Le vecchie famiglie criminali erano relegate ai margini, ma l'uscita di scena di Fisk ha offerto loro nuove opportunità. I padrini hanno continuato a collaborare per anni, ma ora che si è creato un vuoto di potere, si profila una guerra tra bande. È solo questione di tempo prima che una delle famiglie assuma l'iniziativa. Devo sentire i miei contatti in polizia. Potremmo riuscire a fermare i criminali prima che entrino in azione. Ehi, Pete, sto lavorando a una storia che potrebbe interessarti. Il reportage Oscorp? Non quello. È sulle famiglie criminali del Maggia. I gangster? Pensavo fossero passati di moda. Insieme allo Swings. Era in declino, ma senza più fische e demoni, quei bastardi di Cosa Nostra sono pronti a tornare in azione. Mi piace quando sei sboccata. Calma, tigre. Ascolta, un mese fa i federali hanno fatto visita al Maggia. Ok. Beh, uno dei padrini era in possesso di un magnifico dipinto chiamato La Maria. Adesso lo tengono esposto al MoCA di Manhattan. E quindi? E secondo le mie fonti, una delle famiglie sta progettando di rubarlo. Stanotte. Ho il sospetto che non siano appassionati d'arte. Farò un salto al museo. MJ, la tua fonte era attendibile. Una banda di sgherri sta facendo irruzione. Resta in linea, provo ad avvicinarmi. Sii prudente. Se sono del Maggia, ci andranno pesante. Avanti, andiamo. Il capo vuole quel quadro, ci stiamo mettendo troppo. Vuoi provare? Accomodati. Cavolo. Certa gente è disposta a tutto pur di non pagare l'ingresso. Con le guardie? In caso di guai, il capo dice di sparare a vista. Proprio sul serio. Dannate scarpe nuove. Troppi sistemi di sicurezza. Abbiamo già gli altri pezzi. Ma se lasciamo perdere? Se lasci perdere, lascia la città. Il capo dice che la Maria servirà a sgominare le altre famiglie. Dovrebbero apprezzare l'arte nell'orario di apertura. Niente in controllo, chiaro che ti farà il capo! E ora una dimostrazione della sublime arte della lotta al crimine. Ti segno il rispetto! Hai deciso di farti male!
Qualche volto mi è familiare. C'è Federico Freselli e Sal Patrillo. Appartengono alla famiglia criminale di Hammerhead, no? A cosa gli serve la Maria? Non è nel suo stile. Darò un'occhiata in giro per assicurarmi che nessuno sia entrato da un'altra parte. Ti aggiorno. L'ingresso principale è a posto. Controlliamo le altre entrate. Nemmeno per parcheggiare seguono le regole. Controlliamo il tetto, per sicurezza. Ehi, quella cos'è? MJ, hanno aperto un foro nel lucernaio. Vado a vedere. Mentre gli sgherri di Hammerhead entravano da davanti, qualcuno si è introdotto dal tetto. A quanto pare, non c'è l'ombra di nessuno. Che fine hanno fatto le guardie notturne? Già, prova a controllare la saletta di sorveglianza all'ingresso. Dovresti trovare anche delle telecamere. Avranno ripreso l'intrusione. La saletta di sorveglianza è chiusa. Mi serve un'impronta per entrare. All'interno ci saranno indizi su cosa è successo. Non c'è modo di aggirare il blocco? Non senza la mano giusta. Sono sufficienti le impronte. Se non trovi le guardie, puoi recuperarle dagli oggetti che hanno toccato. Oh, già, buona idea. Sempre pronta, se serve una mano. Ok. Se fossi l'impronta di una mano, dove sarei? Ho un'impronta. Parziale, purtroppo. Me ne servono altre. Strano. Le guardie sembrano sparite nel nulla. Allora, dove posso trovare qualche impronta parziale? Una torcia, ci sarà un'impronta parziale. Un'altra. Fantastico. Le guardie non lasciano tutto in giro, a meno che non scelgano volontariamente di andarsene.
Forse sarei dovuto andare all'artistico. Sono un tipo da cani che giocano a poker. No, non ci arrivo. Caffè, ancora tiepido. Ok, ho impronte parziali sufficienti per ricostruire quella integrale. Dovrei riuscire a configurare lo scanner perché accetti i miei dati. Utilizzando il sensore ottico, posso caricare i dati.
Andata. Sto trasferendo l'impronta. Ci sono. Grande. Cosa vedi? Sono vive. Sedate, a quanto pare. Nessun segno di lotta. Direi che non è opera di Ammered. Se non di Ammered, di chi? Ci sono delle videocamere? Fammi vedere. La telecamera 5 è stata spenta. Beh, piuttosto sospetto. Provo ad accenderla per capire cosa volevano nascondere. È puntata su uno dei dipinti della mostra. Deve trattarsi della Maria. E nessuno l'ha ancora rubata. Devo osservarla da vicino per capire cos'ha di speciale. La Maria è un brillante esempio di impressionismo pastorale moderno. La storia dei numerosi furti del quadro è affascinante quasi quanto l'opera stessa. A me sembra un dipinto come tanti altri. È così. Il museo ospita opere che valgono molto di più. Ma perché il mago è ossessionato proprio da questa? Aspetta, MJ, arriva qualcuno. Occhi aperti! Spider-Man potrebbe essere in zona. Accidenti. È chiuso dietro un vetro di sicurezza. Ehi, dite a Frank che qui serve l'artiglieria pesante. MJ, gli sgherri di Ammered hanno chiamato rinforzi. Non mi hanno ancora visto. Bene, non fare sciocchezze. Attenti, il segnale indicava che Spider-Man è qui in giro. Se qualcosa va storto. Il vetro di sicurezza è indistruttibile. Fa la tua parte, del resto si occuperanno gli altri. E ora una dimostrazione della sublime arte della lotta al crimine. Arrivando la polizia! Al diavolo, prendete quello che capita e vediamo! C'è un'unica via d'uscita, quella da cui sono entrati. Era meglio comprare un souvenir. Quella è l'uscita, sono quasi fuori! Vogliono rubare quell'opera! Questa è la riuscita, a giudicare.
Come premio di consolazione ti spedirò un poster di quell'opera da appendere in cella. Hai deciso di farti male. Devo arrivare all'uscita e bloccarli. Riportando a terra! Sorridi, magari in prigione tengono corsi d'arte. Tenetelo occupato! Sono quasi all'uscita! Ah, sta scappando! Vuoi soffrire? Tenetelo occupato! Sono quasi all'uscita! Non devono scappare! Uccidiamolo! Lassù! Quella è l'uscita! Sono quasi fuori! Vogliono rubare quell'opera. Ottimo gusto, pessime scelte di vita. Ti faccio a pezzi, ragno! Giuro che ti schiaccio! Sì, li ho presi tutti. Ma ci sarà da rimettere ordine qui. Che mi dici della Maria? Magari questo era solo un diversivo. Ho lo stesso dubbio. Torno lì, sperando che il vetro sia abbastanza spesso. Il divisorio è integro. E corazzato. Nessuno può avvicinarsi alla Maria al momento. Missione compiuta, quindi? Lo spero proprio. Senti, mi sa che dobbiamo risentirci più tardi. Perché? Che succede? Sei in forma? Vai in palestra? No. Cioè, voglio dire, a volte. Allora, sei solo soletto o sei tornato con la tua ex? Stai facendo molte domande. Semplice curiosità. Già, e quella non fa bene ai gatti.
Dimmi invece perché sei qui. Stavo solo aspettando il momento propizio. Guarda laggiù. Siamo troppo forti per te! Continua a spostarsi! Ti faccio a pezzi, ragno! Attenti! Soffrire! Uomo a terra!
Hai dei nuovi trucchetti? Anche tu dovresti cambiare repertorio. Non avevi smesso coi furti d'arte? Non è l'arte che mi interessa. Che diavolo stai facendo? Hai delle vite da salvare. Non di nuovo. Ehi! Ehi, 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 ehi! Aiuto! Cosa? Dove si è cacciata? Peter, va tutto bene? Scusa, MJ, ho incontrato una vecchia conoscenza. Che? Una gatta da pelare.